Allora Edu, quindi tu cominci lo stream e... Cosa dici quando cominci lo streaming? Sono pardo. E poi? Mi piace? No, non quello, l'altra cosa. Benvenuti tutti coglioni. No, benvenuti coglioni. No. Ciao coglioni, buongiorno, benvenuti. Buongiorno coglioni, benvenuti. La ricordavo proprio così. Mi sembrava proprio. Is the new bella a tutti i ragazzi, esatto. Questo. Vabbè, questo era un extra bonus della cena. Giusto, è da biffare poi. Esatto. Da biffare, sì. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. Non ti piace la colazione? Non ti piace la colazione che ha fornito il direttore? Direttore, ma dove la comprati? Da Tesco. Alle Rua Merlin la comprati? Alla Tesco. Ma sarà foca di fatto. So che non sono eccezionale, però le puoi farcire con quello che vuoi tu. No. Cosa giochi? Lo puoi dire, questo video esce dopo. Ah, perfetto. Il danno mi hit train. Con una piccola picca. Cioè? Dazzling in tutto il danno. Però non c'è più Raging Bolt. È andato via. Ovvio. Non è più cosa mia. Ecco, io ci gioco con te. Outfit check per il day 1. Bella la felpa, carina. Viola, bel colore. La Fiorentina. Ah, è della Fiorentina? Sì, mettiti il cappuccio, vediamo. Bella, cappuccio, un attimo. Ah, vedi la Fiorentina, capito? Sì. Quanti Willow Wisp missa, questo coso? Vaffanculo. Willow, buongiorno. Peraltro, cioè... Si ritorna proprio sul luogo del delitto. Sì. E vi svelo un segreto. Ho Willow Wisp, considero. E l'Inception è che me l'ha consigliato Edu. Oh no! Infatti ho proprio lo screen, capito? Di Edu che ti dice metti Willow Wisp. Proviamo Willow Wisp. E gli dico guarda, ci vuole un bel coraggio. Poi proprio tu. Tu cuoque. Vediamo. Tu cuoque Edu. Tu cuoque Edu. Feel me! Noi che è portoghese, capisci? Giacomo Tenti, un ragazzo italiano. Vabbè, si parte tricolore. The ball kind of common variants will be a song fest. It's hard to manage, but when you're putting those tactics on top of it, it just becomes a little bit too hard to handle. So maybe that's what players are bringing this weekend. It's a little bit different. It gives you. It does as well, and that's a huge benefit. But we'll take a quick overview of Francesco's team here. He's running the tall pole and back over one half lane mask. Abbiamo rotto il ghiaccio? Abbiamo rotto il ghiaccio. È stato un primo round thrilling contro un ragazzo italiano, Giacomo Tenti, molto simpatico peraltro, e un matchup non brutto, però particolare, perché era Uzzaluna Farigiraf, classico. E ma tu con doppio fake-out con Farigiraf non sei molto felice. No, ma al di là di quello Zapdos Galar dentro, Scarf, quindi rompeva le palle, con Trotchop, quindi rompeva le palle, con Deku, Aushi, Aubert, Nainzi chiaramente, Aril.
ho perso Game 1 perché dovevo un po' prendere la misura, non sapevo io non so che dall'altra parte, specialmente quando sono italiani. E poi Game 2 o Game 3 ho vinto, Game 2 ho vinto 3 turni perché ho predictato il turno che lui predictava io proteggessi, non l'ho fatto, ho tirato Make It 3 in traversa luna morto, partita finita. E Game 3 copione quasi simile, però comunque insomma sempre veramente su, ha preso anche una doppia protect, ma poi alla fine avevo talmente tanto vantaggio che Goldengo once again l'ha portata a casa. Dai, bene, allora adesso si va a round 2 del torneo più grande mai esistito. 972 Master, livello aggiungo io più alto probabilmente di un mondiale. Qua siamo a un mondiale. Questo è un aperitivo di Hawaii, assolutamente. Beh, vediamo come andrà questo aperitivo. Assolutamente, ciao! Vieni qua, fai l'intervista con noi. Intervista la prima questa. Allora, questo, come è andato il tuo round? Questo è... vinto, il Fuggi l'ha fatto il miracolo. È Davide Fazio, sì, un bambino. Ciao Fazio. un bambino della prima Team Acqua Research Lab. Quando si chiamava Team Acqua Academy. Però abbiamo fatto un errore con lui. Cioè, non abbiamo... No, c'è la maglia termica, non si riesce. Non abbiamo lavorato bene. Qua sotto c'è un dondoso tatuato. Sì, tatuato dondoso, quindi evidentemente non abbiamo lavorato bene. Oggi ce l'ho solo sul braccio però, dai. Com'è andata? Bene, ho vinto contro un giocatore... Un giocatore della ladder, che becchi spesso in ladder con Hyper Offense. Quindi tutti i trick di switchare in DD, le priority. Oh. Io ho beccato Articuno Bright Powder. Sia mai che non basta Snow Clock, capisci? Giustamente. Però ho detto, guarda, piuttosto faccio la trade, ma io metto Rain Dance. Sì, hai fatto e bene. E poi vabbè, ho vinto 2-0, avevo un buon matchup. Poi magari giocatrice un po' anche alle prime armi, giocatrice spagnola. Okay. C'aveva anche Team Glue, mi metteva Aurora Veil, Team Glue e poi provava con Articuno. Però io portavo Rain Dance e no, ma Goldengo più 3. Quindi, Sì, che ti frega, certo. Goldenga più 3 e quindi sereno. Allora serena, dai. Ho colpito tutte e due le volte al T1, incredibilmente. Che sono due su parte, Io gioco balance giapponese, ma ho Ogre Pon su Champao. Niente dondoso? Niente dondoso. Dai che si fa una bella run, Fazio. 2-0, dai, vediamo di... Comunque, insomma, un round oggettivamente un po' più morbido per me, matchup ed esperienza. Vediamo cosa, ma è lunghissimo, ragazzi. Cioè, ne è mancato un round male. Alla volta, un round alla volta. Però per ora... Però tutti i round alla volta sono andati bene, dai. Per ora va bene, dai. Ci si vede dopo. Ci si vede. The greatest Pokémon of all time. Pokémon trainer of all time. Emilio Fork. A little short interview for my blog. Yeah, why not? Why not? Are you playing, Emilio? I'm playing. I'm definitely very happy of your return afterwards. I told you. Thank you. And you are 2-1? I'm 2-1, yeah. I got a forced round loss in round one, so. Okay. I'm pretty much 2-0. You can do an X1. Yeah. Okay, we have another one. So. And you, James, you started 0-1 against Kobe Clock, Lilligar, right? Sorry, yeah. And now? Got a round 2 bye and I won round 3, so 2-1. Okay. I hope not to lose because otherwise I'm gonna face one of those monsters and I don't want to do it. Yeah. Anyway, guys, I go vlogging. Alright. Yeah. I'll talk to you content creator, content creator. No problem. See you later, bye. È 3-0, Edu. Edu è 3-0. E anche tu. Anch'io. Come è andato questo terzo round? Allora, ho trovato team, diciamo, di casting, quindi il matchup 1 e il matchup più duri.
perché c'è da gestire all'unisono Raging Bolt, Inzi, Lando, Ogerpon, molto delicato, non devi sbagliare un turno. Allora, game 1 l'ho vinto con un setup di Goldengo, strano, e poi Tailwind, palla lunga e pedalare. Round 2 ho perso perché ho predictato una certa e evidentemente non dovevo farlo. Lui aveva Lando e Raging Bolt in campo e io avevo Goldengo e Ogerpon. Lui doveva tutta la vita prendere e buttare Inzi nella slot di Raging Bolt e proteggere per poi fare fake out, sub, fake out, pressione. Invece ha preso e attaccato con Lando e io ho fatto Kaggel plot. Allora, game 3 ho capito, ho detto va bene, vuoi il layer 1? Ti do il layer 1. Portavo Goldengo a più 4, ho messo Tailwind, ho vinto. E quindi sempre Goldengo stesse cose, che ha spammato Dazzlinglim, tra l'altro. Sì, sì, è la chiave di volta, fortissimo, sta veramente... Perché contro Raging Bolt passi da, come detto, non soffrirlo, essere in vantaggio, gli fai 75 a più 2, c'è una roba folle sulla V. Quindi 3-0, però non lo dico per scaramanzia, ragazzi, ci sono dei mostri sacri, c'è veramente il mondo intero, questo è un mondiale, è un mondiale. Let's go, let's go. Sì. Come è andato? Itinerante, questo... itinerante. Come è andato questo round 4? Bene. Cioè, allora, il matchup è noioso perché è Tingludo ondoso più ma Dragon e Cempa. Io non capisco trappa, la PL. Trappa e rompe le palle. Ho capito, ma è troppo passivo, no? Insomma, perché poi una certa, poi nel rate game entra di Gojin Fire, Cempao, eccetera, eccetera. Va saputo un po' gestire. Diciamo un'altra partita dove Dazzling Goldengo ha fatto completamente la differenza. Poi avevo Goldengo più veloce del suo Glimmora, più veloce del suo Dragonite, quindi plot e poi più 6 e poi ciao. Monete no, più 6 no, arrivavo solo a più 4. Dicevi che ti hanno sculato game 2? Sì, cioè vabbè, sculato nel senso, si gioca tutto molto, se prendo 3 turni di slip su Ogerpon alle volte. In game 3 ho cercato di fare un'altra flowchart per evitare di arrivare lì, perché se no mi conosco l'avrei ripresi. In game 2 avevo vinto, bastava non prendessi 3 turni di slip, quindi insomma. Però vabbè, amen, le sculate grosse sono altre. Comunque 4-0, non lo dico per scaramanzia, ma veramente basta, ragazzi, ma davvero, ho anche, cioè nel senso, con rispetto a tutti anche i miei avversari, ho fatto il mio dovere, cioè non ho affrontato nomi ancora grandi, come invece magari i miei commilitoni hanno i primi round già trovato, quindi vediamo, vediamo quando si troverà la gente grossa cosa succede. Però, chiaro, non mi nascondo, tanto 4-0 avrei firmato ovviamente, no? Però, insomma, deve passare d'acqua sotto ponte. Mancano ancora 5 round. A voglia, a voglia. Non... Lo so che voi volete una Dortmund 2.0, però non è così immediato. Calma, calma, io sono tranquillo, gioco sereno e concentrato. Poi, se sono bravo, bene, se sono più bravo degli altri, si stringe la mano. Caffè? Caffè. Allora, 5-0, Pardini. 5-0, ma sei rimasta indietro. Sei rimasta... Sennò... Dottore, vieni qui, fatti conoscere al grande pubblico, dottore. Il vero intervistato, signori, ecco qua. No. Questo ragazzo. Si è messo in mezzo anche lui. È vero. Allora, perché qui i risultati passano in secondo piano, tanto si vince, va, cioè che palle. Allora, lui è il dottore, dottore delle stelle, dottor Stars, guardi in camera, almeno dai ciao, un volto. Salve. Signorine, è un buon partito, credetemi. E poi guadagna bene. No, dottore, no. Edki, dove io vai, dottore? È un'intervista. Io non no, guadagno bene e non sono un buon partito, quindi... No, non è vero, non è vero. Però è simpatico, ragazzi. È simpatico. È anche bravo.
Però, vabbè, come sta andando il torneo, dottore? Ci ho droppato, ho rotto la Switch. Ah, non ho la Switch. Si è rotta la Switch. Io avevamo un pa... si è rotta la Switch, questa è una scusa clamorosa, eh. Vuoi? Voglio vedere. Va bene, ognuno ha i VIP che si merita. Allora, round 5, sì, ok, ce l'ho. Team Strano con Arcaludon rompipalle. E game 1 ho perso, turno 1 Goldengo perché pensavo di aver terato e non ho terato. Ho detto vai, partita persa. Ho detto lo forfetto? No, via, proviamo a vedere come va e ho vinto. E game 2 perché gli ho preso, ho fatto Heavy Cudgel su Arcaludon, è entrato Arcanine, pam, morto, play del pardo. Game 2 è stato bravo lui, ha giocato meglio di me. E game 3 ho fatto un game plan che prevedesse la cosa più monotona di questo torneo, cioè due nasty plot, poi la Tailwind e poi il lavaggio totale di tutto il suo team. Una certa, ho visto un miss di Blackwind e ti avevo già visto. Sì, sì. No, vabbè, ma amen. Con le lacrime agli occhi. A proposito di miss, vedi, ho missato Blackwind, però si missa e si avoida. Perché per esempio ora round 6 vinto, siamo 6-0, ho avuto un po' di culo. Game 1 probabilmente avrei vinto lo stesso, però ho preso un'imburrata massima perché... gli ho fatto Cudgel su una bella predict che lui poteva far saetta, ma aspettavo che lui pensasse a follow me. E Cudgel crit su Raging Bolt Terra Elettro. E poi dopo soprattutto ho evitato Elettro Tela, doppia Terra Elettro. Doppia no, voglia. No. Ripeto, partita indirizzata, però non si sa mai. Un team del ragazzo, un team molto... fastidioso. Fastidioso, più che altro perché Terra Elettro... Per la Terra Elettro, esatto. Non lo colpisco né di Dazzlinglim né di Make It Rain, è l'unico. Avevi solo Ayers Power Lilla, Scarf Urshifu Dark. E poi game 2 giocato bene, ho risetappato, ha portato come immaginavo Flutter che non aveva portato in game 1. C'è stato ho evitato un altro Electroweb su Ogerpon che alla fine si è rivelato decisivo perché c'è stato un finale thrilling con Urshifu suo Scarf a meno 1 loccato su Zuffa. E il mio Ogerpon ha resistito a 7 PS e lui non si aspettava, ma io sì. Un bacio a Edu per le spreads. E quindi ho resistito, ho contro risposto di Zuffa, ho tirato giù il Shifu e boh, un po' ho vinto. Quindi vabbè, va andando bene, 6-0, però ripeto, fosse 3, non ho fatto nulla, capito? Quindi davvero, umiltà, calma. Ah, pardini. Ma invece, guarda, pardini, non lo dico, pardini. Guarda, non lo dico per piangere, perché... No, è giusto, piangere sempre. Anni, gioco da tanti anni, l'esperienza ce l'ho. Cioè, non sarei il primo, ma neanche il decimo, capito? A fare 6-0-6-3. Quindi, calma. Nel chill, bro. Heads. Allora, recapone degli ultimi tre round, perché noi ci eravamo lasciati sul 6-0. Quando ti dicevo umiltà, cosa che non è perché faccio il finto umile, piango, metto le mani avanti, è perché conosco questo giochino. Round 7 ho perso e sono andato 6-1 perché il mio avversario mi ha sculato sia game 1 sia game 2. Game 1 mi ha fatto drop di Moonblast su Goldengo. Mentre mi fanno vedere la percentuale, rimani qui, facciamola vedere, rimani qui. E game 2 mi ha crittato con Incineroar a meno 3 Goldengo di knockoff e ho perso 6-1, vabbè, amen. La partita dopo vinco game 1 4-0, game 2 mi scula e game 3 mi scula, evita Will o Wisp, vabbè, amen. No problem. Cioè, round 9 ho beccato questo giocatore spagnolo. Game 1 ha vinto lui in maniera abbastanza netta. Io ho sbagliato lead. E in game 2 ho giocato molto bene. Ho fatto una bella partita. Ho vinto 4-0. E game 3 arriviamo agli ultimi turni finali con lui che ha Incineroar al 15% e Ogerpon Fire Erba. Non terato al
55 in range di Bliquind, va bene? Tiro Bliquind Storm, miss su Ogrepon, miss su Inzi, e lui mi ammazza col Dengo. E il turno dopo tiro Bliquind Storm e colpisco Inzi, miss su Ogrepon. Ivy Cudgel, finisce la Tailwind, entra Urshifu, Terra Steel, Scarfald 15%, quindi anche lui in range di Bliquind e accanto più che altro, se non avessi missato, non dico tutti, uno, ci sarebbe stato Goldengo comunque per aiutare, e invece ha evitato due volte di fila su Ogrepon e anche su Inzi, quindi cioè proprio si è materializzata la Winko, quindi 6-3. Io ora sono in trappola, perché se racconto come sono andate le... certo, che sembra che sia quello e piange, ok, io purtroppo questa è la realtà dei fatti, fortunatamente ci sono tanti testimoni. Adesso facciamo entrare la valletta, ecco, questa cos'è? La percentuale di? È la percentuale che missassi due Blackwind e il terzo turno, cioè il turno dopo un altro. Grazie, ma... grazie, ora sono ancora più felice. 0.08%. 0.08%. Ah, c'è un 0 in più. Vabbè, comunque, al di là di questo, ragazzi, è per quello che quando vi dicono i blog, calma. Peccato, però, nel senso, io non vi nego che ovviamente Lewick è prestigioso, volevo essere là domani, non ho perso oggi una partita per, cioè tutte e tre le partite le ho perse per pesante sfortuna. Poi va detto, tipo round 6 ho avuto fortuna, ve l'ho detto, ho evitato Electroweb importante, quindi la fortuna va e viene, diciamo che in misura la bilancia dei pagamenti è in debito di brutto, però ragazzi, io che devo fare? Io ho giocato bene, sono contento, non ho tiltato mai, mai, anche all'ultimo era un 9, ho perso game 1 e poi l'ho ribaltata, ero veramente con la morte in faccia, con un matchup, ragazzi, che non è facile, perché è il matchup che avevo lasciato fuori, cioè non fuori, ma che era quello un po' più borderline, con Ogrepon Fire e Raging Bolt insieme. Che devo fare? Nel senso, io ho giocato bene, è andata male, il giochino è questo, amen, amen, va bene così. Mi dispiace più che altro per voi a casa, che io lo vedo, c'ho Instagram in questo momento che è intasato, i messaggi nel... ero partito 6-0, ci eravate creduto, e mi dispiace per voi, cioè anche per me, ma io... di più non potevo fare, cioè ma... ho giocato bene. 0 a un internazionale che è un mondiale, comunque un ottimo risultato. Poi dopo aver fatto due dei due di fila. Non conta, detto sinceramente, apprezzo il tentativo, Charlie, però gli almanacchi dicono 6-3. Non ho fatto neanche dei due, va bene. Quando in realtà, cioè, la cosa che scoccia è che non solo ero da dei due, ma ero da dei due alto, ero da dei due di X1, non dico 9-0, va bene? Che magari vincendo una di quelle partite axate avrei preso un X1 magari forte, mi avrebbe battuto, quindi io non faccio quell'errore lì. Ho perse 3 per ax, ne ho vinte 6, ero 9-0, no, però ero probabilmente 8-1. Amen. Mi dispiace a casa, però sono molto contento del mio percorso, sono contento della preparazione, sono contento di tutto, quindi in un'ottica di visione dall'alto, di non dimenticare mai qual è la mission, cioè Omaz, ti banno, I ban you, I ban... no problem, non aveva visto Parastella e niente, quindi in un'ottica di migliorare per i mondiali va bene, cioè sono, non dico virtualmente terzo dei due, perché non l'ho fatto, però diciamo virtualmente, questo lo posso dire anche senza virtualmente, terza ottima prestazione, e questo mi va bene così, il mio prime lo sto ritrovando sempre di più. Oggi ho giocato meglio che a Dortmund, Dortmund ho fatto 9-0, oggi ho giocato meglio, è così, sto gioco è così. Va bene, ora testa a Stoccolma, c'è un meta nuovo da esplorare e comunque ho il sorriso perché mi sento derubato, ma ci sono
sono tante cose positive. Ho visto, ho conosciuto tanti ragazzi e mi sono venuti a salutare. Non ultimo questo ragazzo che ci ha fatto vedere le percentuali, mi fa pardo. Ho droppato l'ultimo round per venire a vedere la partita. Sono cose che a me fanno un piacere dell'anima. Quindi va bene così. Ci sono altri problemi nel mondo, non è un dramma la run di partita. Amen, amen, va bene. Io comunque approfitto, vi ringrazio tutti ragazzi per l'affetto e niente, ci vediamo con il prossimo vlog. Ringraziamento anche a Charlie, chiaramente, che è stata una badante incredibile. Basta, avrei tanto anche da parlare, ma va bene così. A presto ragazzi, e iscrivetevi a sto canale, cazzo, ciao. Era l'angelo, e ogni Pokémon così cazzo.